Tu immagini di avere un figlio che si trova lì in questa situazione di contestazione, un giorno c'è sciopero, un giorno manifesti contro i presidi, un giorno manifesti contro la guerra in Vietnam, cioè giornate di sciopero. Erano giornate che maturavano i ragazzi, perché aprivano i ragazzi. Io sono convinto che in quelle occasioni i ragazzi imparavano di più che tante Stare a ore scuola. sui libri, anche in queste assemblee oceaniche che c'erano a Sant'Agostino. Confronti, dibattiti, io sono convinto che quella fu veramente una scuola per questi ragazzi. Però è chiaro che facevano meno greco, meno latino, meno. Domanderei se la scuola vi sta vi soddisfa o no. Personalmente sì, sono abbastanza soddisfatto, certo, non tutto è perfetto. Comunque la vera utilità, ciò che ci insegna la scuola, per me lo scopriremo solo più avanti. Ma dovrebbe essere più indirizzata a educare lo studente, una persona, perché molti professori sono indirizzati solo ai voti, al fatto di insegnare la propria materia e basta. Però una persona non è fatta solo da quello. E avete qualche impegno oltre alla scuola o oltre alla scuola cosa fate? Io oltre faccio pallavolo e quindi Pallavolo, quindi oltre a sport. scuola poi io anche allenamenti e quindi già quello penso sia un tipo di aiuto, perché comunque quando non ce la fai più, che sei stanco, cioè gli allenamenti o comunque vabbè se uno fa musica o altre cose ti aiutano, cioè perché ti sfoghi almeno. È un modo per scaricarti comunque alla fine, se sei arrabbiato, hai tensioni comunque con lo sport o con qualsiasi altro interesse. Chi di voi ha un impegno di tipo, vorrei dire, sociale, cioè si impegna per qualcuno, per qualcosa? Diciamo, è raccolto per la Caritas noi. Andiamo alla casa albergo un sabato al mese e siamo con gli anziani, ci parliamo con loro, cerchiamo comunque di tirargli sul morale, di farli divertire comunque. Ma non è far parlare, come dicevo, gli anziani, ma sono i giovani che cioè, non ti dicono niente. A meno che non fai domande mirate, continui a martellarli, però non sanno, non, no, non sanno, non sono sappiamo. Veramente dura tirare fuori. Cioè, noi siamo ragazzi, dobbiamo fare una domanda a cui anche noi sapremo rispondere comunque. Cioè, come si. Come ci si sfoga. Non è sfogarsi. No, come trovi, in cosa trovi il modo di liberarti. Come vuole mettere? Alla fine della fiera cosa gli scrivi ai ragazzi? Quali sono le tue aspettative della vita? Cosa desideri di più da questa vita? E poi? Cioè, le domande sono due. Se mi fanno mai queste domande, in un minuto ti rispondo tutte e due. Però dopo magari se inizi a parlare, inizi anche a tirare fuori tutto quello che hai dentro e quello che pensi. Spagna alla fine adesso, un quinto della popolazione hanno detto oggi che è disoccupato, in Italia si sta creando una situazione molto, molto grave, no? E alla fine, cioè, che assicurazioni abbiamo per il futuro? Nessuna. Ecco, questa è una domanda, questa è una domanda. Secondo voi come vi sentite rispetto a questa incertezza? Perché noi in qualche modo, sì, Incertezza sapevamo di verso essere il futuro. disoccupati, però qui, Allora, come vi in ponete? quel periodo, da quello che so io un pochettino, si era in un periodo di sviluppo, bene o male. Era un momento dove, bene o male, il futuro si poteva sperare di avere un futuro migliore, cosa che oggi non c'è, perché non si sa se avremo un lavoro, non si sa, noi possiamo studiare quanto cavolo ci pare. Metti che io ad esempio faccio ingegneria. Fra 3 anni non ci sono le ditte che erano precedentemente interessate a ingegneria, magari con un certo indirizzo, hanno finito, diciamo, i posti di lavoro. Io Preferisco. non ho più lavoro. Beh, laurearsi è la cosa migliore alla fine, perché se uno ha già poche possibilità con una laurea, uno che non l'ha ce n'è ancora meno. Quindi alla fine si cerca di aumentare le proprie possibilità di trovare un lavoro. Invece uno che non ce l'ha rischia ancora di più. Smetto di stare a casa fino a 40 anni, vado a fare qualsiasi cosa, qualsiasi cosa. Non andare via dall'Italia.
caso estremo. No, altro che caso estremo, caso reale, poi. Beh, se hai la possibilità di trovare lavoro in un altro stato, sicuramente è meglio, sempre meglio trasferirsi. Così puoi mantenere, comunque se hai una famiglia puoi mantenerla e puoi comunque andare avanti. Sì, però devi già avere la disponibilità economica per andare all'estero. Sì. Però alla fine se tutti se ne vanno, cioè in che modo possiamo incrementare, si chiama, cioè il nostro paese, incrementare magari... No. È una domanda questa? No, è una considerazione. Dobbiamo essere sottomessi, punto. È questo che mancano. Dobbiamo tirare fuori, cioè, nel 68 che i ragazzi facevano valere i loro diritti. Noi cosa stiamo facendo? In atto pratico. Alcuni scioperi, alcune proteste, però... Dal punto di vista economico, tu devi essere giovane, devi avere esperienza, devi avere titolo di studio e devi avere... più possibili esperienze di lavoro. No, a 21 anni come cavolo fai ad avere tutte queste cose insieme se hai fatto tutto il tempo al liceo, all'università? Le nostre generazioni hanno perso anche la voglia di lottare, anche perché, come si dice, sono stati abbastanza viziati, no? Avendo sempre la pappa in tavola, cioè tutto pronto così. Siamo alla fine che voglia abbiamo di lavorarci sopra? Sì, anche perché nessuna, non siamo stati abituati così. La maggior parte delle proteste che si vedono al giorno d'oggi sono di persone che effettivamente non sanno nemmeno perché protestano, lo fanno solo per il gusto di causare problemi, di trasgredire le regole e di farsi notare. Se si imparasse a coltivare un pochino più degli ideali elevati, se ci si concentrasse un attimo di più sul proprio futuro, sicuramente si potrebbe fare molto di più. Il problema è che molti ragazzi non hanno voglia nemmeno di pensare al futuro. E i pochi che rimangono, che ci pensano veramente al loro avvenire, sono talmente pochi che non sono in grado di farsi sentire e conseguentemente arrivano soluzioni estreme come andarsene all'estero o comunque rimanere in bilico. Pensare a sé, appunto. Pensare a se stessi. Nel caso in cui si è isolati, che cosa fai? Pensi a te. Esatto. Comunque tanti scioperi a cui i ragazzi non aderiscono, a cui non aderiamo. Parlo... Comunque... Non c'è più questa identità perché ci prendiamo, siamo più egoisti, pensiamo di più all'individuo, non pensiamo più alla collettività, non pensiamo più al futuro delle prossime generazioni che magari seguiranno su questa scuola. Vi va bene così? Per tante cose non ci va bene, cioè per noi, ma ce lo facciamo andare bene, ce lo facciamo andare bene anche perché spesso si pensa di non averne anche i mezzi per poterlo fare. E mancando questa... In che senso i mezzi? Perché come mezzi, fra cellulari, web, sì, rete, eccetera... Cioè... Ma non ci sono più appunto questi ideali, la mancanza di questi ideali, di pensare magari alle altre persone, di pensare comunque che tutti insieme, anche giovani, anche ragazzi minorenni, volendo dire, comunque non hanno magari i mezzi che può avere un adulto, però comunque tutti insieme... possiamo farci sentire. Mettendosi comunque insieme, collaborando, si può fare qualcosa, ma... Non è che sono le forme che sono cambiate, adesso si fanno i gruppi su Facebook per far sentire la propria voce, ma che cos'è? Non è niente. Al posto di dimostrare quello che si vuole, in cui si crede nella realtà, gruppi creati chissà dove, perché così ho più gente che mi viene dietro, però nella realtà non si conclude mai niente. Perché alla fine sono comunque tutte cose futili, perché non risolviamo niente con un gruppo su Facebook o su qualsiasi altro blog, anche perché basta chiudere la pagina e finisce tutto. Mentre invece, comunque come nel 68, arrivare in piazza, essere tanti, veramente tanti, far sentire la propria voce, quello modifica la situazione. Vorrei sapere se voi, anche voi, avete molti problemi con i vostri genitori e se sì, quali argomenti riguardano? Alcun tipo di problema con i miei, cioè si discute fondamentalmente quando ci sono dei problemi, specialmente a scuola, dato che non sono una che si impegna tantissimo, però quando c'è da discuterne si discute. Ho la fortuna di avere dei genitori, tra virgolette, abbastanza giovani che comunque capiscono sia la mia situazione che quello che mi sta intorno, quindi problemi fondamentalmente io non ne ho. Io, anch'io comunque con i miei genitori ho un bel rapporto, c'è anche molta confidenza con i miei genitori, riesco a parlare dei miei problemi, di tante cose, però penso siano normali certi conflitti. I conflitti si hanno magari per
una voglia magari di indipendenza. Comunque, ad esempio, io spesso con mia mamma sono in conflitto perché lei ritiene di non essere un albergo. Lei non è lì soltanto per prepararmi da mangiare, per pulire, per lavare e stirare, e io entro, vado e torno come non voglia. Anch'io mi ritengo fortunata, sono più o meno nella loro situazione, i problemi sono quelli. Vabbè che ci siano comunque sia banali rispetto a tutta l'altra realtà del lavoro, eccetera. Anzi, forse vorrei che magari non mi lasciassero così libera, cioè mi dessero più consigli. Magari tante volte mi sento spaesata, tipo la scelta dell'università, dicono dai, datemi dei consigli. E vabbè, fai scegli te, sei te che devi decidere. Cioè non possiamo... alla fine il futuro è tuo, devi fare, devi scegliere. Quindi una cosa che ti piace. Un po' più di severità sarebbe gradita. No, ma per severità, però un po' più di... dovrebbe intervenire un po' di più, magari. Forse è l'aggettivo più giusto per la nostra generazione, che siamo adagiati. Siamo adagiati sugli allori. Abbiamo avuto tutto dai nostri genitori, da comunque dalle generazioni passate. Ci hanno servito tutta la nostra vita, tutto il nostro presente, il nostro ipotetico futuro su un piatto d'argento, e noi non abbiamo fatto niente per migliorare quello che comunque ci hanno dato, o comunque per crearci da soli qualcosa. Comunque siamo stati serviti troppo bene.